Ciao, eccoci alla prima lezione del corso I linguaggi delle emozioni. Allora, le nostre emozioni comunicano quelle che sono le loro esigenze, la parte emotiva comunica l'esigenza. L'esigenza non è un'esigenza logico-razionale, ma è un'esigenza emozionale. Quindi il primo punto che dobbiamo prendere in considerazione è il fatto che le esigenze della sfera emotiva possono essere completamente diverse dalle esigenze della sfera logica. Quindi quello che noi giudichiamo positivo, buono, giusto da un punto di vista logico non è detto che sia positivo, buono e giusto da un punto di vista emotivo e viceversa. Quindi per sapere cosa desideriamo da un punto di vista emotivo non possiamo fare affidamento alla nostra logica, alla nostra razionalità. Per fare un esempio, una persona che da un punto di vista logico, e quasi tutte sono così, vorrebbe un compagno nei secoli fedele come l'arma dei carabinieri, e poi però si ritrova a innamorarsi di tutti quelli infedeli, significa che l'esigenza emotiva è un'esigenza di infedeltà, è un'esigenza di tradimento, è un'esigenza di viversi questo pathos delle corna. Ora uno dice, ma che la nostra parte emotiva è stupida, perché vuole essere cornuta? La nostra parte emotiva non è stupida, ma, come ho spiegato in altri video, ha, a differenza della parte logica, alcune caratteristiche fondamentali. Quali sono le caratteristiche fondamentali della parte emotiva? Intanto le caratteristiche fondamentali da un punto di vista energetico sono di viversi delle tensioni emozionali. Cos'è una tensione emozionale? Un'emozione è una tensione emozionale. Un'emozione è un'energia. Emozione significa energia in movimento. Per cui la nostra parte emotiva vuole energia, vuole movimento. È un po' come una vettura che vuole sempre girare a pieno regime. È un po' come dire, vuole sempre tirare il collo, insomma, al motore, mentre la parte logica invece normalmente è una vettura che vuole andare al minimo in tranquillità, in sicurezza. La nostra parte emotiva è un po' come una barchetta che va sempre alla ricerca di mari agitati, mentre la parte logica è una barchetta che va alla ricerca del mare piatto, del mare tranquillo. Quindi la caratteristica fondamentale della parte emotiva è che vuole energia, vuole emozione. L'essere umano ha come forma di energia l'emozione. L'emozione è l'energia che muove l'essere umano, che dà la motivazione. Noi quando viviamo un'emozione abbiamo una carica energetica, abbiamo motivazione. Il problema è che questa emozione può anche essere eccessiva, può anche essere distorta. Vedremo nei prossimi video che cosa significa gestire un'emozione. Mentre la parte logica, dicevi, invece non vuole emozioni, vuole la calma piatta, vuole un basso livello energetico. Questa è la prima caratteristica, differenza fondamentale tra sfera logica e sfera emozionale. Le esigenze della sfera logica si identificano facilmente, basta pensare a quello che noi vogliamo. Non so, vorrei un compagno fedele, vorrei un lavoro stabile, vorrei, che ne so, affidabilità e sicurezza dalle persone che incontro, per fare un esempio, che poi sono esigenze abbastanza comuni. Queste sono le esigenze della mia parte logica. E la parte emotiva, come dicevo, potrebbe avere esigenze completamente diverse. L'obiettivo poi è allineare queste esigenze, far sì che le esigenze emotive si allineino a quelle logico-razionali. Ma parleremo, approfondiremo bene questi concetti nei prossimi video. Quindi ti do appuntamento a martedì prossimo alle ore 15 per la seconda lezione di questo corso e a tutti gli altri giorni per altri video. Se ti iscrivi al canale, inoltre avrai la possibilità di fare una domanda personalizzata nei post e commenti e riceverai un video di risposta. Ciao!